Allora, bentornati al DJ Weekly. Veloce, 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 ci sono tantissime cose da fare. Io non c'ho poco tempo. Mi sono ricavato sto tempo veramente il sabato mattina, ma velocissimo, ci saranno degli annunci allucinanti. Parleremo del Batman Day in modo critico, perché c'è una cosa che mi ha fatto veramente storcere il naso. Parleremo di quello che sta per succedere a Torino con Dylan Dog, quindi con la partecipazione di Lino Guanciale e vi darò uno spunto, secondo me bomba, qualcosa di veramente incredibile su cui riflettere. Poi andremo a leggere tutto quanto quello che è successo settimana, che c'è stata la conferenza stampa di Lucca Comics, poi ci sono le anticipazioni per Kalia, le anticipazioni per Dylan Dog, guardo qua perché ce l'ho qua su sto monitor, Dylan Dog, il nuovo numero con voci dall'incubo, appunto partecipa Lino Guanciale. Poi ci sarà il Samuel Stern, seconda puntata del doppio numero di Massimiliano Filadoro e l'addio a Massimiliano Filadoro, e parleremo un po' di quello che ha scritto Massimiliano Filadoro nel suo addio, perché ci sono degli elementi che mi hanno fatto riflettere anche grazie ad alcune vostre segnalazioni. Quindi mettiamo tutto quanto insieme e stiamo qui un po' di tempo in compagnia. Mi raccomando, sotto nei commenti, se commentate mentre va il DJ Weekly, va bene lo stesso, perché è carino, cioè è proprio un botta e risposta. Io poi vi rispondo ovviamente nei commenti. Ma bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Lo DJ, queste storie dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Oggi sto un po' veloce, un po' ve velocizzato, non ve l'aspettavate, un po' velocizzato, ma adesso torniamo calmi, pagati, tranquilli. Io ho ancora i postumi dell'influenza, soltanto mi sono dovuto rimettere in sesto in 20 minuti perché poi sono stati male tutti gli altri in famiglia, tranne Anna, che è stata lei, mannaggia. Ieri abbiamo fatto lo Street Science qui ad Aquila, è stata veramente una cosa fighissima. Mi ha fatto anche un tour virtuale sotto i laboratori del Gran Sasso. Io ci sono stato 30 anni. 30 anni fa, no, 30 anni fa no, però 25 sì, 25 anni fa, perché li aprirono per la stampa e allora li visitai, fu veramente una bella esperienza. Poi da allora non si è più fatto niente, da quello che ho capito. Però, appunto, bello lo Street Science, bello. Se vi capita e se c'è nelle vostre città, andateci perché è veramente figo. Ora, entriamo subito nel vivo. Io non so nemmeno da che iniziare, però dai, inizia. Che è sta cosa? Adobe, vabbè, fa come ti pare. Io inizierei dalla notizia bomba. Dalla notizia bomba. Intanto vi faccio vedere questo video in cui c'è Lino Guanciale che dice una cosa a tutti quanti dilaniati. Devo alzare l'audio perché se non lo sentirete mai. Vediamo. Ciao a tutte e a tutti, volevo solo dirvi questa cosa, rubandovi meno tempo possibile. Ovvero che per un appassionato di fumetti come me, dilaniato della prima ora come me, peraltro. Essere al Pre-Italia quest'anno con un progetto come Dylan Dog alla radio, Voci dall'Incubo, è davvero entusiasmante. Per dirla tutta, non riesco a immaginare una cosa più vicina all'essere una figata pazzesca. E lavoreremo tutti perché questo entusiasmo ovviamente vi coinvolga quando ci verrete a vedere il 30 settembre a Torino, perché l'appuntamento è quello. E non bisogna mancare davvero, io credo. Grazie. Allora, è una figata pazzesca, dilaniato della prima ora. Se lo vediamo. Io la dico là, Poi ditemi voi se c'ho ragione o torto. Ma non è che per la famosa serie TV, Lino Guanciale non è Dylan Dog. Ma non potrebbe essere sta cosa qua. Visto che già ha fatto con un successo clamoroso il commissario Ricciardi, visto che diciamo il fisico ce l'ha, l'impostazione ce l'ha, è dilaniato, capisce il personaggio. Mo, se ci hanno pensato e se non è già scritturato, io ve lo dico. Cioè, non potendo avere Rupert Everett per ragioni di limite di età, purtroppo, perché voglio dire, il tempo passa per tutti. Beh, Lino Guanciale a me sembra veramente un gran bel personaggio che potrebbe veramente entrare in quello che è Dylan Dog. Lo vedremo all'opera il 30 settembre e potremo capire se effettivamente regge il ruolo in questa cosettina piccolina, sempre con tutte le eccezioni del caso, cioè che
noi non siamo degli addetti ai lavori, però potremmo apprezzarlo. Io ve la lancio là, ma non è che l'hanno già scritturato. Potrebbe essere un ottimo modo per richiamare un grande pubblico ancora più largo di quello che andrebbe a vedere una serie horror, perché poi alla fine Dylan Dog è una serie horror, almeno spero. Potrebbe essere interessante. Poi casomai andremo ad approfondire in altri modi, ma per me non prendere Lino Guanciale in questo momento potrebbe essere un errore. Quindi, non lo so. È una cosa che volevo dirvi. Rimanendo in tema, a sto punto, parliamo un po' di Dylan Dog. Io qua, oggi mi sono dovuto preparare così. Scusate un po' per la peccioneria. Allora, mi è arrivato La Sottile Linea Nera. L'albo che sarà in edicola da lunedì 30, mi pare, con la bella copertina dei Cestaro. I Cestaro veramente hanno raggiunto una stanianità è veramente molto è bella, proprio classica. Bravi veramente Cestaro, è stata una scommessa vincente quella che li ha portati sulla serie classica regolare. Poi mese prossimo torna Cagliostro, 7 vite. Scoccata l'ora di mostrare al Dylan cosa significa avere 7 vite. Potrebbe essere una storia interessante. Adesso non ricordo esattamente di chi è, probabilmente nell'articolo di inizio anno già lo dicevano o in un preview, però non me lo so potuto andare a vedere, scusatemi. Però anche qui copertina molto old style, molto vicina al gusto di chi Dylan Dog effettivamente lo va a comprare e lo legge. Oh, ci possiamo fare i sofismi, quello che ti pare, bisogna attirare nuovo pubblico. Bisogna farlo leggere sto fumetto. E se lo legge una persona di 40 anni, io ho tante testimonianze di persone che, anzi, saluto Rob09 che ieri ho incontrato allo Street Science e mi ha fermato, mi ha fatto veramente piacere scambiare due chiacchiere, anche lui dilaniato della prima ora, ma se mi scrivono soltanto quarantenni che mi dicono ho iniziato a leggere Dylan, che figata che è sto personaggio, evidentemente Dylan ha qualcosa da dire a quelle persone lì, anche perché lo scrivono i quarantenni. Possiamo fingerci Gen Z quando vogliamo, ma determinate cose, determinate microtrame all'interno della vita di Gen Z non le capiamo, non le riusciamo neanche a concepire. Quindi vabbè, comunque torniamo alla Sottile Linea Nera. Disegni Siniscalco, i testi Gianmaria Contro. A me sembra un ottimo disegno, veramente un ottimo disegno. Messo due tavole a caso, guardate che bella questa qua finisce. L'originale finisce in qualche casa di collezionista veramente intelligente, anche con un po' dei soldi, perché è proprio bella, veramente bella. Anche questa qua, La Solitudine, La Via di Londra, eccetera eccetera, questa mi piace un po' di più perché racconta. Poi in allegato gratis, e grazie Bonelli per questa cosa che è gratuito, per i 100 anni Radio Italia, Voci dall'Incubo, quello che abbiamo detto, abbiamo sentito Lino Guanciale, che il 28 stasera sarà a Torino per una bella serata in cui lo farà un episodio, forse proprio Voci dall'Incubo in solo voce, quindi un podcast, adesso si dice, prima era un radio giornale, non so come si chiamavano prima, perché in realtà già ci stanno, l'ho detto più di una volta, Radio Rai 2 già li aveva prodotti insieme a Bonelli, degli episodi mitici di Dylan Dog, degli episodi particolari di Dylan Dog in sceneggiato radiofonico, ok? E quella cosa lì verrà riprodotta probabilmente in questo contesto. Poi
Torino, lo sappiamo, è la città più esoterica d'Italia. Vediamo la Mole Antonelliana lì nello sfondo. Dovrà essere, secondo me, una gran bella manifestazione. Peccato essere a 8 ore d'auto da Torino, e in treno ce ne metterei tipo un giorno e mezzo. Non sto scherzando, in treno qui dall'Aquila non si va da nessuna parte. E questo curo lo sa. E questo curo lo sa. Belli i disegni di Sergio Gerasi. La storia di... vedete, poi fai video all'ultimo momento e non prepararsi. Non mi ricordo di chi è la storia, ragazzi. No, non me lo ricordo proprio. Però ve lo dico. Ve lo dico perché non posso fare questa cosa, quindi non dire di chi è la storia. La storia è di... ce la faremo? A cura di coordinamento, allegato, mensile, voce a lingua, iniziano scala... Armando Traverso. Ok. Storia di Armando Traverso. Quindi, vabbè, curioso di vedere che cosa succederà. Poi. Cambiamo argomento, l'ho detto. Andiamo... No, non voglio andare subito a Samuel Star. Voglio andare un attimo a dirvi che cosa è successo questa settimana. E la cosa più importante era il Batman Day, permettimi Luca, ma il Batman Day è più importante di Luca Comics 2024. Ma a parte questa piccola stoccatina, frecciatina, volevo sottolineare questa cosa qua, perché ci sono rimasto malissimo. È sempre lo stesso. Io vado a puntare sempre lì. Joker il mondo. A parte che non riesco a trovarlo da nessuna parte qua all'Aquila. E vabbè, e questo è un altro tipo di storia. Lo troverò prima o poi. 20 euro. Io quando l'ho visto ho detto... 20 euro. A me sembra tanto rispetto a quello che mi ricordo di Batman il mondo. Perché di solito il Batman Day esce un volume bello corposo, ma a un prezzo abbastanza basso. Nel senso, non vanno a lucrare su quel tipo di volume. E difatti sono andato a vedere Batman il mondo, costava 12 euro. Uguale colore, 184 pagine, stesso formato, stesso... Ed è uscito nel 2021. Quindi voi mi state dicendo che 2022, 2023, 2024, in 3 anni noi abbiamo avuto un sovrapprezzo sui fumetti, su questo fumetto in generale, del 70%? Da 12 euro a 20, fatevo il conto. È tanto di più. Boh, al netto che no, forse non sono paragonabili. Ah no, sono pure meno pagine, scusate, ho detto una cappa. Sono meno pagine, 184 pagine erano Batman il mondo, questo sono 168, quindi sono pure meno pagine. Quindi si potrebbe quasi dire che costa il doppio in proporzione. Il 100% di ricarico in più. Io penso che forse abbiamo raggiunto un limite che bisogna iniziare a capire. Ieri sul gruppo Telegram, e qui mi ricollego su sta cosa, mi facevano notare un ragazzo, faceva notare che, mi ricordo che forse Tiziano, non mi ricordo, faceva notare che The Grocery, cioè il fumetto uscito, altro grosso passaggio editoriale di quest'anno, di questa settimana, cioè la collana che ha appena inaugurato, inaugurato Bao Publishing, curata da Zero Calcare, è uscito il primo albo, il primo volumone, perché è proprio grosso, 29 euro, The Grocery, tutto a colori, portato in Italia appunto dalla Francia, appunto da Zero Calcare, perché non aveva trovato un editore, perché è particolarissimo. E diceva, questo è il fumetto che può far appassionare la gente. Sì, ma costa 29 euro. Cioè, tu, una persona che non legge fumetti, 29 euro non glieli fai cacciare per leggere The Grocery. Mo, può essere bello quanto ti pare, ma c'è un impatto iniziale che non lo superi. È uno scoglio, un gradino troppo alto. Ma è un gradino alto per me. Io l'ho visto in libreria ieri, ho detto lo prendo. No, 29 euro per me, sul mio budget, calcolando che voglio recuperare pure Joker il mondo, che sono altre 20. Oh, sono tanti. 52 euro in più. 52 euro in più. Sono tanti.
Ma è troppo. Io lo so che in Italia siamo abituati bene, che siamo abituati col fumetto popolare, no? Grandi firme, grandi storie, grandi disegnatori, grandissime copertine, formato me, però ci siamo sempre accontentati, no? Perché comunque si leggeva bene. E però c'è sta pure una mezza misura, raga. Mezza misura che andranno a coprire i tascabili. E questo io sono convinto. Finalmente sti bestseller che da la libraria, appunto, libri, si spostano alla libraria fumetti. Perché era impossibile pensare che nessuno gli venisse in mente di dire, ok, sti fumetti sono usciti 10 anni fa. Li vogliamo far uscire, ma li possiamo ristampare in cartonato, blisterà. Ok, creiamo due cose. Fighissimo e un'edizione da far leggere a tutti. E sono contento di quello. Finalmente, finalmente ci siamo arrivati. Ok, dopo questo, la terza grossa notizia. E poi andiamo con le notizie in breve, fino ad arrivare alla fine del weekly. Eh sì, del weekly. Va bene, oggi è un po' così. Allora, un mondo di demoni. Seconda parte della storia divisa in due di Massimiliano Filadori e Antonio Mlinarić, che entrambi ci salutano. Perché anche Mlinarić non ha più storie su Samuel. Che entrambi ci salutano dalla testata. Oltretutto, due. Filadoro è uno dei due creatori di Samuel Stern. Mlinarić è uno di quelli che ha, no, credo che sia proprio quello che ha fatto le prime bozze, le prime cose di Samuel Stern. Lo so, ho fatto il documentario su Samuel Stern, ma non me lo ricordo. Che ci posso fare? Casomai, ditelo qua sotto nei commenti. Comunque, è stato uno dei primissimi ad allinearsi, perché già lavorava in Bugs, a fare delle prove, dei test, eccetera. Su, io infatti ho il suo artbook. Proprio su Samuel Stern, che è bellissimo. Quindi ci salutano questi due grossi personaggi, colonne di Samuel Stern. Oltretutto Mlinarić col suo tratto ha appassionato un sacco di gente a Samuel Stern, e Filadoro con le sue storie stessa cosa. Io ieri ho fatto un sondaggio scemo, adesso su Instagram e su Telegram sto a fare i sondaggi scemi, devo vedere se spostarli pure su YouTube, ma mi sa che li sposto pure là, in cui faccio delle domande abbastanza sciocche, no? Ieri ho chiesto che, alla luce del fatto che Filadoro se ne andava e quindi dal 60 in poi non fosse più della partita del gruppo di Samuel Stern, quali storie fino adesso avessero appassionato di più, quelle di Filadoro, di Fumatori o degli altri che hanno scritto di Samuel Stern, e effettivamente hanno vinto gli altri, ma il secondo era Filadoro. Quindi dai, vediamo. Era un sondaggio scemo su poca gente, magari pure ha risposto qualcheduno che si voleva togliere un sassolino dalle scarpe, non lo so, però così è. Ma la notizia più importante di questo albo non è questa, ma la andiamo a vedere fra un po', perché è una cosa eccezionale. Faccio vedere qualche tavola, perché sono belle. Questa qua è una penny incavolata nera, in questo what if. Questo è un what if, questo numero, questo doppio numero è un what if. 60 più 60, 120 pagine. Io lancio qualche... Questo qua credo che sia un padre Duncan, ante litteram, non lo so, perché io poi non l'ho letti. Non ho letto nessuno dei tre fumetti che vi sto presentando perché non ho avuto tempo. Effettivamente non ho avuto la forza di leggerli. Io poi la sera non ci riesco più tanto. Se non sto nella condizione giusta, non vale la pena che li leggo, perché li leggo male. E non è bello. Questa sembra Storia di nessuno. Sembra il protagonista di Storia di nessuno. Ed è molto bello, molto bello. Antonio ha fatto un lavoro eccellente per questo, guardate questa, per questo doppio numero, ha fatto veramente un lavoro eccellente. Guardate questa Edimburgo con questo mostro cutulliano, e poi Samuel e Angus Darling. Ora, già io questa qua, mazza quanto è grossa, io questa qua già ve l'ho fatta vedere. Zoomiamola. Già ve l'ho fatta vedere in un pezzettino, una frasetta su Instagram, per anticiparvi quello che poi era, cioè il redazionale. Questo numero sta alla fine. Massimiliano ci saluta alla fine.
ringrazia tutti, ringrazia Gianmarco Fumasoli, ringrazia tutti quelli di Bugs, ringrazia i copertinisti, i disegnatori, ringrazia i lettori, i creatori di contenuti che hanno partecipato al successo di Samuel Stern e al suo successo in Samuel Stern in particolare. Ma c'è un passaggio che a me, unito a tanti di voi che mi hanno detto: ma sta doppia storia, 120 pagine inserita qui, what if? Ma Massimiliano Filadoro non doveva fare uno speciale, una serie sua su Samuel Stern, che però era un what if? C'è a un certo punto, vabbè, il mio esordio sull'editoriale coincide con il mio congedo ufficiale da Samuel Stern. Poi, vivi sbagliati, vabbè. Dove sta? A questo punto mi si presenta la tentazione per un interminabile elenco di nomi, ok? Sentito, grazie a tutti i disegnatori. Non sentito. Contestualmente ringrazio Antonio Mlinarić, Pictor Mirabilis, che mi ha accompagnato in quest'ultima tappa. Non potevo avere un compagno migliore per chiudere in bellezza il mio percorso con Samuel Stern. Solo lui poteva dar vita all'universo oscuro della Luna Assensio, talmente vibrante nel suo realismo da avermi fatto dubitare più di una volta che la serie regolare sia in effetti il What If. E questa storia, invece, è il vero cuore nero e pulsante di Samuel, che finora nessuno ha mai avuto il coraggio di raccontare. Ragazzi, io lascio fare uno più uno a voi. Ma qua lui lo dice chiaramente: la serie regolare sia in effetti il what if. E questa storia, invece, il vero cuore nero e pulsante di Samuel. Nei commenti, scrivetelo voi. 120 pagine, what if, la serie regolare è altra cosa. Scrivetemelo voi, perché io ho finito di darvi gli indizi. E sono contento però, sono contento. Perché rischiava di non uscire. Invece così l'hanno fatto uscire. E in un formato un po' meh, perché ha coinciso appunto con questa cosa, e probabilmente ha dato 60 giorni in più a Bugs per riuscire a tirar fuori un numero 60 da effettivamente 60 tavole, cosa che si è resa necessaria e dovuta e doverosa. E cosa sulla quale io non vado a questionare, l'ho detto più di una volta. L'editore ha deciso che diventa di 60 tavole, ci avrà i suoi perché. Il lettore decide se comprare o meno. Fine. Questa è la polemica, niente di più. Quindi sono contento, non vedo l'ora di riuscire a leggere questa storia. Voglio rileggere quella del mese scorso, altrimenti non ci capisco niente. Però io sto fine settimana me lo leggo e sicuramente tra domenica e lunedì escono i due video su Dylan Dog e su Samuel Stern, perché entrambi i personaggi questo mese si meritano un grosso applauso. Dylan Dog per la sua particolare uscita, e Samuel Stern, quindi con il numero e il volumino e lo speciale con Lino Vanciale, e Samuel Stern perché conclude un bellissimo racconto, intendo tutto, tutti e 59 i numeri di Massimiliano Filadoro, ma anche un grande lavoro di Antonio Mlinarić. Restando in casa Bugs, questa settimana dovrebbe uscire, settimana prossima, anzi dal 9 ottobre, ci manca un po', però comunque è uscita sta settimana la copertina di Kali all'era dei fondamenti, la tempesta eterna. Finalmente si entrerà in quella tempesta eterna che ci avevano detto. Vediamo, vediamo. Beh, sta piacendo Kali, continua a piacere. È un bel mondo che vorrei che continuasse ad emozionare la gente. So che non è facile, so che non è facile perché si scontra con un mostro che è dragonero da tutti i punti di vista. Ci si scontra in un costo, raga, in proporzione più alto. No, no, in proporzione più alto.
quello che pare. I film non li giudichi così. Ok, i film non li giudico così, ma i film sono un altro tipo di media. Questo è il fumetto e le regole del fumetto sono altre. Però non volevo andare in polemica. Allora, poi, niente, si è parlato di Nero. Come ve lo faccio vedere, Nero? Fermati, che stai facendo? Madonna, mi ha aperto un altro browser qui. Beh, questa cosa qua non me la posso far vedere, ve la dico soltanto. Si è parlato di Nero 7. Nero 7 perché è importante, perché sta per uscire. No, è uscito ieri Nero 7 in realtà. È uscito, eccolo qua, ve lo posso far vedere così. Quindi rinizia, ma ci ho fatto un video, quindi andate a vedere il video se volete. Mi si è un po'... le risorse del computer. Poi, questa settimana esce questa cosa qui. No, questa cosa qui no. Però, questo qua è l'ufficio di Sergio Bonelli. Hanno radunato Stefano Vietti e Luca Enoch insieme al team creativo che ha creato, di Opera Ludica, che ha creato il videogioco di Dragonero. Io ho ricevuto questo messaggio qualche giorno fa e infatti ieri è diventato finalmente disponibile su Steam. È in sconto fino al 7 ottobre. Io da founder non ho avuto diritto allo sconto, ma va bene così. Non l'ho mai potuto utilizzare perché era pieno di bug nell'edizione mia, ma va bene così. Non mi hanno dato neanche il manuale di istruzioni, neanche il PDF, perché ero un founder digitale. E quindi neanche in PDF me l'hanno voluto dare e l'ho richiesto più di una volta. Mi hanno proprio detto no, non ti spetta. Ma va bene così. Ma va benissimo. Va benissimo. Va bene. Poi. Andatevi a recuperare il giornalino Bonelli. Io ci metto un sacco di impegno. Vi devo ringraziare. Perché? Perché sia il Weekly che il giornalino Bonelli, che per me sono i format più complessi, e quello è vero, ma secondo me più deboli, perché parlo io. E chi sono io per parlare? Perché dovreste ascoltare me che parlo in video mezz'ora? Che io mi spavento quando vedo i video della gente di mezz'ora. E invece no, sono video che hanno sempre un sacco di riscontro. E io... su questa cosa qua vi devo ringraziare, perché non me l'aspetto mai. Dico, io quelli li faccio per spirito di servizio e invece sono format che vanno tanto, e preferisco smazzarmi per fare queste due cose piuttosto che fare la solita buffata a fumetti, che comunque è importante, che comunque è commentata, quindi non è ho comprato questo. E qui frecciatina. ma è volgarmente un consiglio al volo che vi do. Invece qui siamo più specifici. E io sì, di questo io vi posso solo tanto ringraziare. Veramente, veramente grazie, ragazzi. Quindi è uscito appunto quello lì. Poi Lucca Comics 2024. Allora, per Lucca io sto preparando, appena vedrete sto video saranno già pronti 19 articoli, tratti ovviamente da comunicati stampa, che sono 19 di Lucca Comics, su tutto quello che ci sarà a Lucca Comics divisi per tipologia: fumetti, cinema, serie TV, giochi di ruolo, videogame, cosplay, ospiti, divisi tutti quanti, mostre, tutti. Quindi potete andarvi a scegliere, a vedere quello che vi interessa di più e andare lì a capire le case editrici, che cosa fanno e che non fanno su quel settore di interesse. Io credo che sia una cosa molto interessante, ma che non vi posso mettere in video, perché sarebbe un delirio. E invece, se ce l'avete lì, casomai vi salvate
il link, vi salvate il pezzo e ve lo andate a ritrovare quando vi serve, anche se Luca ha un'ottima applicazione da questo punto di vista, applicazione nata l'anno scorso da un gruppo di folli che Luca però poi ha inglobato, non so se è comprata, invece se è ancora in fase di test, in fase di non lo so, però comunque una buona applicazione. Speriamo che li abbiano pagati in bene. Andando avanti, perché sono ancora influenzato. Chi ci sarà per Bau a Lucca Comics? Innanzitutto ci sarà Zero Calcare. Quest'anno ha detto che viene. Impedimenti ce ne saranno, perché non è finito nulla. Anzi, siamo a un anno dalla grossa polemica e ancora la stiamo. Con molta meno gente in vita. Uomini, donne e bambini. Fate voi. Però no, non è una critica zero, assolutamente. Sto dicendo che però ti rende evidente lo scorrere del tempo. Che per te è una cosa normale, invece per loro no. Io purtroppo credo che loro lo inizieranno a contare come chi è morto nel frattempo. E quindi lo scorrere del tempo è vedere chi è morto nel frattempo. È una cosa tristissima. Ma credo che sia una cosa purtroppo. Boh, lasciamo perdere. Ci sarà quindi Zero Calcare, Iago Starace, Silvia Vanni, Emilia Cinzi Perri, Rachele Aragno, Michael e Mirko, Teresa Redice e Stefano Turconi, Alessandro Baronciani, vabbè, li vedete tutti quanti, stanno tutti quanti qui e tutti quanti quelli che saranno. Padiglione Napoleone, stand NAP 310 di Lucca Comics and Games. Io per Lucca ho chiesto il pass, spero che me lo diano, e poi mi faccio un conto se andare o meno. E c'è stato qualcuno che quando ho accennato questa cosa mi ha detto vabbè, ma così non va bene. Ho detto perché non va bene? Perché così togli il posto a qualcun altro, no? Raga, non funziona così. Cioè, qua veramente sembra che tutti quanti sappiano tutto. Non funziona così. La stampa ha diritto a la cronaca degli eventi di costume, di sport, di cronaca. Nel caso di manifestazioni di questo tipo, chiedere il pass stampa è semplicemente chiedere qualche cosa di dovuto se quella testata si occupa di quelle cose lì. Nel senso, se io ho un blog di cucina, effettivamente ce l'ho, e chiedo il pass stampa a Lucca Comics per la cucina, io gli posso dire che voglio andare a Foodmetti. A proposito, lo rifanno e ospite sarà Bruno Barbieri. Incredibile. Ma questo è un gancio che ci ho voluto mettere. Però Luca mi potrebbe dire vabbè, ragazzo mio, ok, ma questa è una punizione dei fumetti, videogiochi, eccetera, che hai prodotto per fare questa cosa qua? E lo può fare. E quindi dirti ok, dobbiamo crear, ma io mi occupo di questo, quindi ho diritto. E non è che i pass stampa sono limitati come biglietti, no, non funziona così. Non sono contingentati. Per cui io non tolgo il posto a nessuno. È chiaro sta cosa? No, se no sembra che è un privilegio il mio. No, io se vado a Lucca Comics con il pass stampa, io vado a lavorare. Un po' di tempo fa, un mio amico militare mi diceva: se io entro in un museo, in una cosa, con il mio tesserino militare e non mi fanno pagare, se succede qualcosa, io sono obbligato ad intervenire. Perché? Perché sto lì in via ufficiale, fra virgolette, a vedere, ma non completamente da privato cittadino. Stessa cosa se tu entri col pass stampa. Tu devi lavorare. Io non sto togliendo niente a nessuno. Finiamola con questa cosa dei falsi privilegi. A me piacerebbe tantissimo vivermi una Lucca senza fare nulla, ma soltanto divertendomi. Ma non è così. Non è
così. Non vado a lavorare in miniera, Luca, quello è ovvio, è un fantastico lavoro, quello è ovvio, ma io fino alle 2 di notte sto a caricare le cose sul server, sto a scrivere i pezzi, sto a sistemare le cose, vado e torno dalla sala stampa perché è l'unico posto dove c'è un collegamento decente a Lucca. Cioè, non funziona così. A volte non vuoi andare a determinate cose dove privatamente ti andrebbe di andare, ma non ci puoi andare perché sono cose, diciamo, non importanti per gli argomenti del giorno. Sono cose secondarie, che casomai sono importanti per me, ma non per tutti gli altri, e quindi ci vado per lavoro. Quindi, raga, per piacere, veramente, evitiamo di gringiare in questo modo, di rattristarci in questo modo, ok? Grazie. Coconino con i suoi tre ospiti, Daniel Clove, Baron Yoshimoto e Yamada Sansuke, autore di Polveri di Stelle, che è molto bello oltretutto, Polveri di Stelle, molto molto bello. Quindi, poi, che altro ci sarà? Ok, Saldapress, Sean Phillips, Phillips, sono due fratelli mi pare, Giovanni Lindo Ferretti con il suo nuovo fumetto. Io ho messo un'anteprima su recensioni.tv, il mio sito, la trovate lì, recensioni.tv, come trovate tutti quanti i pezzi sul mio sito lì, poi ve li metto su Telegram ma anche qua sotto in calce a questo pezzo. Questi sono Tunue fa 20 anni, ci sarà una cosa particolare di Tunue, una mostra interattiva di Peratoons, che ormai è diventato Zero Calcare di Tunue, ma Peratoons vende molto di più di Zero Calcare, è allucinante, è diventato un fenomeno incredibile e fa capire che cosa serve per vendere, intercettare i bambini, è l'unico modo. Vendere grosse quantità, quello è l'unico modo, non c'è altro modo. O sei Zero Calcare, quindi vai di moda, ma l'80% di chi legge Zero Calcare non legge altro. Oppure sei Peratoons e vendi ai bambini a scatafascio. Io ho visto più di una volta padri, madri, nonni comprare Peratoons ai ragazzini. Oh, guarda, c'è il tuo fumetto preferito. Peratoons. E va bene così. Così ci saranno Janel Wayne Young, Paco Roca, Tony Sandoval, Florence Sacré e Barbara Canepa. E buon compleanno a Tunue, che ci rivedremo sicuramente a Lucca. Poi. Ah, le novità di Star Comics. Le ho messe. Le novità per Lucca Comics e Star Comics le ho messe in un articolo, ci saranno in un articolo proprio sul sito recensioni.tv, sto controllando, quindi ve le vedete là. Ci saranno un po' di novità Star Comics, anche se quest'anno ospiti orientali, vedi, Urasawa una volta può venire. Poi ci sarà una cosa che non vado a commentare assolutamente, perché qua come tocchi i robottoni mi succedono casini, non ci capisco niente, non ve posso dire niente. Comunque ci avviciniamo all'uscita dell'edizione italiana ufficiale di Goldrake per J-Pop Manga, e quindi ci saranno gli autori. Bella, tra l'altro sta copertina è bellissima. Poi, Jeff Loeb per Panini, anche se Panini non ha detto tutti quanti quelli che ci saranno ancora. Panini e Bonelli si sono tenute un po' i loro eventi all'atere da parte. Io so che Bonelli, per esempio, ha già sistemato le date del keynote di Masiero per le novità di quest'anno. Però, appunto, le trovate negli articoli che vi lascio qua sotto. Questa qui è una cosa che non c'entra nulla con Lucca, mi pare, perché c'è il pre-order dei Transformers nella versione spillata, con la copertina che forma una copertina unica, molto bella, dell'Energon Universe, la copertina è di Orlando Arocena, mi pare, sì,
a Rosena con Necking Cover, che è quello che ha fatto Marvel Snap, tutto quanto il design delle carte di Marvel Snap del gioco per cellulari è sua, e veramente belle cover. Pre-order inizia 19 settembre 10 ottobre, quindi stiamo a metà di sto pre-order esclusivo. Poi, sempre restando in tema di Eragon Universe, dal 4 ottobre uscirà la fase 1, quindi Void Rivals di Kirkman e Felici. Poi il 18 ottobre i Transformers, il primo volume di Daniel Warren Johnson, imperdibile ragazzi, imperdibile. Poi a novembre Joshua Williamson e Tom Reilly per Duke, Road to G.I. Joe. E a dicembre ci sarà sempre Joshua Williamson, ma con Andrea Milana, Cobra Commander. Tanta roba, veramente Salda Press si sta spendendo tantissimo per questo Eragon Universe, effettivamente funziona così. Poi abbiamo parlato in questa settimana del Dylan Dog Diary, che io vi consiglio di andare a vedere, perché è veramente bello, veramente bello. Poi c'è stato il video per il Dylan Dog Day, ormai lo possiamo chiamare Dylan Dog Day, il 26 settembre è l'uscita di Dylan Dog nel 1986 e viene tutti gli anni festeggiata. Ricordiamo anche purtroppo in quella data la morte di Sergio Bonelli, che va ricordata assolutamente, ma io l'anno scorso ho fatto due video, uno per Dylan e uno per Sergio Bonelli. Quest'anno ho preferito concentrarmi su Dylan. Su Sergio Bonelli io credo che il video fatto l'anno scorso sia già abbastanza efficace e non credo di poter fare di meglio se non ragionandoci e lavorandoci parecchio di più, cosa che non mi posso permettere in questo momento. Quindi ho riproposto il video dell'anno scorso e ripeto le parole di Sergio Bonelli sulla crisi del fumetto, su come funziona Bonelli, su come lui ragiona, è interessante. Invece quest'anno ho voluto focalizzarmi su Dylan Dog. Se non l'avete visto, è il video che si chiama Dobbiamo essere matti, la crisi è fortissima, e io credo che sia un gran bel video, veramente un gran bel video, con le parole di Tiziano Sclavi e di Alfredo Castelli. Me lo dico da solo che è un bel video, alcuni di voi me l'hanno detto, quindi sono contento. Per Lucca uscirà il primo western di Bugs Comics. Una volta Gianmarco Fumasoli effettivamente l'aveva detto, non farò mai un western, ma questo qua è un volume unico, quindi vedremo come sarà. Finnegan di Giovanni Barbieri, disegnato da Fabio Dauria. La pista del Black Canyon, sarà dura. Poi, che altro ci sta? Ragazzi, io questo ve lo devo far vedere. Questo ve lo devo far vedere per forza. Adesso ve lo faccio vedere. Scusate un attimo, perché Lucca quest'anno avrà una nuova stella nella sua Walk of Fame. Ragazzi, Lucca Comics finalmente la personale di Carmine Di Giandomenico. Finalmente, il 19 ottobre si inaugurerà. Io purtroppo non potrò esserci, ci volevo tanto stare, ma c'è una cosa che fa Marco importantissima e voglio dire, è una cosa di mio figlio, non posso saltarla. Ma ci sarei voluto stare all'inaugurazione della mostra di Carmine Di Giandomenico, perché con questa mostra Contrappunti si va a fare un excursus di tutta la carriera di un fumettista che nonostante disegni da una città di provincia come è Teramo, riesca a immaginare mondi praticamente infiniti. È meraviglioso. Partirà appunto dalle collaborazioni con Alessandro Bilotta per Giulio Meraviglia, La Dottrina, poi con Udeis, il primo racconto, un racconto solitario, testi e disegni di Carmine, che gli è valso anche un Guinness World Record. Questo non lo sapevo, lo devo andare ad approfondire. E poi ci sono ovviamente i fumetti Marvel, Daredevil, Magneto, i Fantastici 4, DC, tutta la saga di Flash, incredibile. Poi ci sarà Batman il Cavaliere con Chip Zdarsky, che è appena finito, e un nuovo lavoro
da solo, quello di Leone, una storia che narra la vita di un musicista emigrato a New York, di Francesco Colafella. Insomma, tanta roba per Carmine. Io sono molto contento, è una persona che se ne è meritata tutte questi successi che c'ha. Poi, vabbè, sì, del nuovo libro di Lindo Ferretti, cioè il nuovo, del primo libro di Giovanni Lindo Ferretti, dei CCCP, ne abbiamo parlato prima, sarà presentato a Lucca. Poi, quest'anno abbiamo visto che ci sarà un volume particolare dedicato a Sergio Bonelli, l'arte Guido Nolitta, scritto da Gianni Bono, l'editore narratore. Bella come cosa, l'editore narratore è bella come cosa, perché comunque Sergio è riuscito, io non lo conosco Sergio Bonelli, non l'ho mai conosciuto, però è come se lo conoscessi, quindi lo chiamo Sergio. Sergio è riuscito a veramente a fondere tutte e due le anime in modo clamorosamente efficace. Poi vabbè, ah ok, qua mi lamentavo dello sconto in offerta lancia del videogioco di Dragon Hero. Comunque, se lo volete andare a recuperare, sta su Steam, è un videogioco molto old style, ma la cosa, io credo la cosa più bella di questo videogioco sia appunto che sia veramente un tuffo nel passato, ma nel passato, però con bei disegni all'interno dello stesso. Poi che altro? Ah, vabbè, questa cosa l'abbiamo vista, però vale la pena di riprenderla, tanto ho aperto il browser, quindi sta a posto. Ce l'abbiamo qui. Eccolo qua. Brum Pieri, ospite d'onore a Fumetti a Lucca Comics and Games. Interessante, Fumetti in 2 anni è riuscito a ricavarsi una grossa attenzione da parte dei lettori, e di questo sono veramente molto 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 contento. Ora, notizia dell'ultimo momento, pubblicata proprio stamattina, al Forbidden Planet stasera alle 5:30 a Roma ci sarà Tom Taylor, che è l'autore ovviamente di Nightwing, quello bello di Bruno Redondo, che ancora non riesco a recuperare. Io devo recuperare troppa roba, ragazzi. Poi un'altra cosa al volo. 28 e 29 settembre, quindi oggi e domani, Carl Banks ritorna a Rapallo per il festival Rapallonia dei cartonisti. Cartonistis. Non lo so. Comunque, se vi capita, guardate che spettacolo sto manifesto, veramente bellissimo. Ospite speciale ci sarà Don Rosa. Quindi, tanta roba. Ah, e qua vi volevo far vedere The Grocery. Ne abbiamo parlato proprio all'inizio. Bello, anche artisticamente, graficamente, molto molto bello. Però raga, 29 euro non può essere il nuovo che avanza. Ah, una notizia importante, uscirà una nuova versione di The Witcher, il romanzo, fatto in questo modo, molto belle, un cartonato sarà, veramente molto belle le copertine, una bella edizione. Ci voleva per The Witcher, perché io lo ritengo veramente un fantasy particolare, un fantasy che non trovi spesso. Ah, ovviamente, se volete comprare una PlayStation 5 Pro o normale del 30° anniversario, sbrigatevi a vendere casa, che più o meno ormai i reseller ci hanno preso gusto a queste cose. Detto questo, ho ottenuto una quantità di tempo che definire epocale è poca cosa. Io ho finito la voce, ringrazio chi è arrivato fino qua, perché è un eroe. Mettetevi sotto l'emoji dell'eroe, si dice emoticon o emoji secondo voi, dell'eroe, perché siete dei veri eroi a essere stati qua tutto questo tempo. Ragazzi, detto questo, che altro dirvi? Vi aspetto qua sotto nei commenti, noi ci vediamo domani, spero di riuscire a chiudere il video di Landog, così domani ve lo metto in anteprima, e se riesco
E se il replay lo permette, ci sentiamo anche una parte insieme di quello che è il radio sceneggiato, lo sceneggiato radio di Lino Guanciale. E niente, noi ci vediamo per il solito prossimo video. Ciao belli.